E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds, nel quarto episodio. Allora ragazzi, in primis ci tengo tantissimo a ringraziare ovviamente Francesca, ovvero LadyFra92, e troverete assolutamente il suo canale qui sotto in descrizione. Anzi, lo metterò proprio in descrizione in tutta la serie, perché ragazzi lei mi ha realizzato questa bellissima scritta appunto, che utilizzo sia per le copertine sia anche come intro, che la vedete roteare qua, tipo qua sopra, la Road to Diamonds. È davvero molto carina, è una scritta in PNG che mi ha realizzato lei ed è davvero bellissima, mi piace davvero da morire. Quindi grazie mille Francesca. Detto questo, ho notato che davvero la serie vi sta piacendo, mi avete dato tanti consigli, quindi detto questo direi di andare subito dal nostro carissimo amico Pino per leggere i vostri commenti. Mettiamoci qua, perfetto, mettiamoci in F1. Il primo commento, allora, il primo commento ce lo scrive questo carissimo ragazzo GamePlayer79, che semplicemente questo commento è stato copiato e incollato, però a me piaceva l'ho messo. Poi il secondo commento ce lo scrive Cocorocraft, che scrive: questo è un commento bello e ora esigo che vada su Pino, il suo desiderio è stato esaudito. Poi il terzo commento che apparirà è un commento con relativa risposta. Laura scrive: Pepo, ma la tua skin è nera, quindi non può essere Pepo in vaniglia, bensì Pepo in cioccolato. Allora Danny risponde: o magari un Pepo al cioccolato. Poi addirittura, eccola qua, sempre la nostra Silvietta, che ci scrive: bella l'idea dei commenti, ma perché hai tagliato un braccio a Pino? È perché mi serviva per arrivare appunto al cuore, cara Silvia. Poi addirittura lui ha scritto due commenti. Il primo: Pepe, il prossimo episodio mi saluti, ti prego. Non è un problema. Oh, ti prego! Dimmi! Ti saluta Taylor! Oh, saluta Mello! Ricambia! E poi mi ha scritto: falla diventare la serie principale del canale, caro Taylor. Tranquillo, è già la serie principale del canale. Poi ci sono due commenti appunto che cambieranno la serie, nel senso che me lo dovete dire voi se la cosa vi va bene oppure no. Allora, abbiamo il primo commento di Catalin, che scrive: Peppa, potresti mettere almeno una texture pack per rendere il tutto un po' più carino? Ti consiglio la Spax no. Allora, sinceramente, l'idea di mettere una texture pack ce l'avevo già, quindi fatto! Non ho messo quella che mi hai consigliato tu, perché io sinceramente sono più per le texture che non mi cambiano totalmente Minecraft. Quindi ho deciso di mettere la Faithful, che devo dire che mi lascia Minecraft così com'è, però come vedete i blocchi sono più, diciamo, HDizzati. E poi l'ultimo commento, signori e signori, che è quello di Stefano Biscotti, che mi dice: metti delle texture diverse e degli shaders. Ho lavorato sodo, perché non è stato facile trovare degli shader, che io non le so fare ste cose, ci ho messo 10 ore, quindi mettiamoci qua e mettiamo gli shader. Fatto! Quindi, me lo dovete dire voi ragazzi, se da adesso in poi vi piacerà appunto seguire Minecraft in questo modo, visto che è una serie molto calma, rilassante ragazzi, anche se un paio mi avete scritto: Pepo, ci mancano le tue urla. Raga, non è che sono sparite in questa serie, semplicemente sì, urlerò quando capita, perché comunque fa parte di me urlare, però devo dire, mamma mia che bella, che bella, devo dire ragazzi, mi piace davvero tanto. Iniziamo a giocare. Una cosa che vi volevo assolutamente dire è il discorso dei commenti, ragazzi. Allora, nell'albero metterò i commenti non più belli, più, non lo so. Metterò i commenti che in primis mi attireranno, quelli che magari mi faranno ridere, magari dei vostri consigli molto utili, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, ve lo dico già a priori, i commenti tipo mettimi nell'albero, oggi ne ho messo uno, ma non li metterò, perché alla fine, se no, andiamo nell'albero e
e saranno commenti così, mettimi nell'albero, capite bene che non ha senso, quindi metterò dei commenti appunto che mi faranno ridere e bla 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 on the mod. Detto questo, io direi di non perderci in chiacchiere assolutamente. Fatemi sapere appunto se vi piace con la shader, mamma mia, guardate il sole che mi acceca. Poi l'acqua è bellino, ragazzi, io direi di farci un bel giro appunto per vedere com'è questo mondo. Devo dire che è una figata. Guardate, guardate, pure spaccare la terra diventa una figata e rilassante. Io non ho una pala. Aspetta, ma se metto la torcia che luce fa? Mi fa una luce più o meno gialla. A me le luci gialle non piacciono, però va bene. Ok. Allora, oh, si bugga l'acqua? No, non si bugga l'acqua, è il riflesso. Oddio, ma che cazzo? No, ragazzi, guarda. Porca, guardate sott'acqua. Porca troia. No, guardate il riflesso, no, dai, che figata, si vede. Dai, è una figata però, eh. Allora, vabbè, comunque, cambiando totalmente patate con le arcidempoline, allora direi di continuare la costruzione della casa. Allora, qui vedete questo effetto sfocato quando giro, è fighissimo, perché è proprio l'effetto di quando ti giri velocemente. Mi piace davvero tanto, è davvero una figata. Oh, c'è il polpo là, ciao polpo, ciao polpo. Perfetto, polpo, dovete sapere che polpo quando gareggia appunto è in pole position. Allora, va bene, quindi che dovevamo fare, che dovevamo fare, che dovevamo fare? Io direi assolutamente di fare, non me lo ricordo più. Ah, una cosa che volevo farvi vedere, almeno me l'avete detto voi nei commenti. Perfetto, è una minchiata assoluta. Perfetto, sì, è una minchiata, ragazzi. Ah no, non è una minchiata, ok, perfetto. Infatti me l'avete scritto nei commenti, mi avete detto: Pepo, se riempi tutta la crafting table di pelle di coniglio, ti fai le pelli appunto normali. E sta cosa ammetto che non la sapevo, credevo fossero inutili le pelli di coniglio. E invece, Pepo si ricrede. Grazie mille, ragazzi, perché questa cosa ad esempio non la sapevo. Comunque, non perdiamoci in barbabietola, io direi di andare ad abbattere qualche alberello, no? Ad esempio a me servirebbero gli alberi di birch, quindi andiamo in... Mamma mia, ma che cazzo... Che strano. Ok, sotto il ponte è davvero una figata. Va bene, allora andiamo ad abbattere qualche alberello di birch. E dopo che abbiamo abbattuto qualche alberello di birch, potremmo continuare a dedicarci appunto alla casa, visto che la vorrei terminare in meno tempo possibile. Mamma mia, ragazzi, guardate qua, guardate qua. Con questa texture è ancora più rilassante giocare, mamma mia. Cioè, quasi quasi, ragazzi, mi addormento io non ci può, Mi addormento e gioca Minecraft da solo. Metto Minecraft in automatico, gioca lui, e io me ne vado a dormire tipo brutalmente, no? Mamma mia, no, ragazzi, mi rilassa davvero tanto. Davvero, troppo, troppo. Cioè, io non so assolutamente a voi, anche se molti devo dire che la state apprezzando appunto come una cosa che... Madonna, guardate che fighe le ho. Porca troia. L'unico problema di questa texture, cioè di questa shader, che forse la notte non si vedrà un cazzo, però l'atmosfera che crea è qualcosa di fenomenale. Porca troia. Sì, ragazzi, sto spaccando senza l'HUD, non lo so. Cioè l'HUD sarebbe quello, questo sarebbe tutto l'HUD, le cose che appaiono. Quindi bello. Ditemi come la pensate voi qui sotto nei commenti, perché ho rotto l'ascia, quindi assolutamente rompendo l'ascia. Sì, no, ragazzi, guardate il sole che tramonta. No, 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 me lo voglio godere. Il tramonto, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. E come vedete diventa tutto scuro, totalmente scuro. Io adesso voi non vedrete assolutamente nulla. Sì, vabbè, ragazzi, già vedo poco io. Voi sicuramente non vedrete assolutamente nulla, quindi andiamo subito a dormire. Perfetto, ora qui sta albeggiando ed è davvero una figata. Mi piace davvero tanto. E fatemi assolutamente sapere a voi come sembra. Allora, abbiamo della cobblestone? No, come no? Ah, infatti, stavo dicendo, ma che cazzo, si è rotto tutto, si è rotto. Allora, direi di... prendiamo gli stick, direi di farci, allora, l'ascia che abbiamo rotto e la pala. Quindi facciamo sì, dopo, cioè non sto lavorando, cioè non è che mo adesso tu mi mandi messaggi così e pretendi che Pepo ti risponda, ma va la fea.
magari era tipo mia mamma che mi ha mandato un messaggio con scritto le mutande ce le hai sopra la lavatrice. Infatti io poi tipo dopo vado e dico: mamma, dove sono le mutande? Sono senza mutande. E vado in giro col birillo di fuori e poi mi incavolo e mia mamma mi fa: sei un coglione, ti ho mandato un messaggio, tu non rispondi, che cazzo vuoi da me, vaffanculo. E mi picchia e poi cacca, cioè semplicemente quello. Allora, battiamo ancora qualche altro albero. Nel frattempo, ragazzi, ho deciso di abbattere degli alberi semplicemente perché così mentre cammino... Vedete la figata del mondo. La sabbia è fighissima. La sabbia con questa texture pack è fighissima. Mi piace. Vediamo, prendiamola. Vabbè no, la prendiamo pure un po' di sabbia. Sì, la prendiamo un po' di sabbia perché ci serve per fare i vetri. Carbone, che schifo non fa. Comunque ben presto, ragazzi, andremo assolutamente in caverna. Però prima vorrei appunto completare la casa prima di andare in caverna. Voi che dite? O magari volete che magari facciamo prima una... Beh, è il deserto questo, semplicemente una spiaggia. Ah no, appunto, è semplicemente una spiaggia. Guardate che fighe le ombre, porca troia. Guardate che figata. Un uomo nero che scava. Che figata. Mamma mia, ragazzi, davvero bellissimo, bello. Un pirla sembro, però va bene, ritorniamo. No, vabbè, dai, la smetto. Ok, prendiamo tutta la sabbia che abbiamo raccolto. Abbiamo fatto uno stack e 15. Perfetto. Prendiamo un altro po', magari arriviamo, che ne so, tipo a 2 stack. Guardate quella montagna, cioè con questa shader, cioè con la shader e con la texture pack, appunto la Fateful, cioè il tutto diventa più figo, cioè il mondo di Minecraft diventa molto 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 più figo. Guardate questa cosa che l'acqua riflette, è spettacolare. Allora allora direi intanto di chiudere brutalmente. Allora, nello scorso episodio io ho craftato appunto queste scale di legno che poi mi sono dimenticato di provare. Volevo vedere come venivano. Come vi sembrerebbe così? Una merda, vero? Sì, perfetto, è una merda. Ah, mi avete anche dato un altro bel consiglio che credo attuerò. Allora, mi avete detto di levare ste porte. Fai queste porte, ci stanno bene. Detto, sembrano tanto le porte tipo cinesi. Sti cazzi, noi le lasciamo. Perfetto. E comunque sì, ragazzi, lo sapevo che utilizzando vari tipi di legno si creavano appunto vari tipi di porte. Allora, ultimiamo la casa. Ok, facciamo... Sapete che vi dico? Vediamo come viene. Allora, ragazzi, vediamo come viene. Allora, facciamo sta prova. Vediamo come viene. Ok, a me sinceramente il legno, questo legno grezzo qua, piace da morire. Io lo so che magari può essere molto forte come cazzo si dice, che ce l'ho finito, porca troia, me ne servirà davvero parecchio. Oh, c'è una mucca, non è cambiata tanto, a me la cosa non dispiace. Oh, ribalta la mucca, la mamma dopo. Abbiamo ribaltato una mucca, ragazzi, siamo degli assassini, gli assassini, e rompiamo qualche alberello. Trullallallero, trullalla, abbatti l'albero che chi te lo fa. Tu distruggi l'albero, prendi il tronco, poi per salire piazza la terra, se no non ci arrivi. Spaccato, poi spacca la terra, metti, lascia e spacca il tronco. Spacca il tronco accanto e fai la legna, fai la legna, ce ne serve tanta tanta così, e tu fai la legna, e tu fai la legna, e prendi pure i funghi, e che ci sei. Ok, certo, gli potevano dare un attimino un po' più di gnohoho, venivano più carini i funghi, cioè non queste cose così tipo incastro. Vabbè, comunque.
Rompi l'albero e fai la legna rompendo l'albero, perché non puoi fare la legna appunto se non rompi l'albero, se no come cazzo fai, non l'ho capito, cioè fecondi l'albero, non lo so, cioè ci infili il pisello, non so, trovi un buco all'interno dell'albero e ci infili il pisello, io lo sconsiglierei, magari ci sono alberofili appunto che fanno queste robe, io ve lo sconsiglierei perché appunto poi vi riempite il pisello di schegge, non è, ve lo sconsiglio assolutamente. Ah, guardate, con l'ascia non le uccido, ragazzi, con l'ascia non le one shot, allucinante, incredible, guardate quello che si impara giocando a Minecraft, cioè proprio tante cose si imparano mentre la si gioca a Minecraft, le foglie fanno che cosa figata, mamma mia. Peppo, ti prego, smettila di dire ste porcate. No, vabbè, sì, però se io le pecore le manco pure a 10 cm di distanza, ti one shot! Ah! Ecco, vi ripeto, è molto importante prenderle le pecore per one shottarle, perché se le manchi, patate con appunto il garofano. Sembra proprio, cioè, si vede che lava, perché la lava appunto è proprio incandescente. Cioè, vi ricordo che è appunto magma. È diventato buio tutto all'improvviso. Se dicevo che la sera è un problema, la sera con questa texture pack, con questa shader, è un bel problema. Il giorno c'è pure l'alba, guardate questi colori caldi, mamma mia, bellissimo. Cioè, il giorno è davvero una figata, ma la sera un merdito al culo. Allora, io direi di fare un'altra bella fornace, magari ne facciamo due, una volta abbiamo 16, perfetto, sì, te mascotta, bravo Pepo che crafti le cose. Allora, direi di fare, intanto cuciniamo qua, prendiamoci un pochettino di questi, bombete, e poi qua facciamo appunto niente, perfetto, allora direi di piazzare questa roba qua. Allora, andiamo qua nella crafting, allora facciamo un pochettino di assi scure. Perfetto, facciamo un pochettino di scalini, 26. Oh raga, io sto provando, non vi assicuro niente. Proviamo così, vediamo come viene. Come continuo a mettere tutte queste slab, perfetto, proprio chiamale come ti pare. Slab, guarda, se le vuoi chiamare pure calamari, chiamale calamari, guarda. Continua a piazzare questi calamari. Sì, oh, sono un coglione. Ah, il sole m'acceca. Ah! Ho perso 18 gradi. Facciamo le lastre. Le facciamo 32. Stavo dicendo 16, però 16, mi sono accorto che effettivamente sono poche. Ok, perfetto. Ok, fatto. Allora, io qua vorrei fare una vetrata. Oh, non si appizza. È strano che non si appizza. Si dovrebbe appizzare. Ma che... Non si è appizzato. Forse negli scalini non si appizza, quindi non diventa brutto. Dai, che culo, raga. Chiudi, chiudi, bel bambino, chiudi la casa sul tombino. Fai raccussino, romper le palle. Sì, ragazzi, poi creeremo i buchi delle finestre. Allora, facciamolo uguale come per di là. Ok, perfetto. Facciamolo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Per il momento lasciamo così, perfetto, anche se io proprio qua farei proprio tutta vetrata, qua tutto chiuso e qua tutta vetrata. Quindi ragazzi, allora, come vedete ci stiamo portando piano piano avanti, allora prima avevamo soltanto appunto delle fondamenta, adesso ancora come potete vedere magari abbiamo una piccola casettina tutta in legno. A me raga piace il legno scuro, raga, non ci posso fare niente, mi piace, anche se... Se scendiamo si vede il riflesso, se saliamo sembra che tipo continua. vabbè, comunque ragazzi, quindi come vedete piano piano stiamo avanzando, si lavora e si fatica per la... Vabbè, quindi nulla ragazzi, datemi qualche consiglio, magari se volete mandatemi pure qualche screen di case che avete provato voi, magari me lo mandate su Facebook, che vi ricordo qui sotto in descrizione trovate la mia pagina Facebook, appunto per mandarmi foto e quant'altro, se volete farmi vedere cose vi consiglio di mandarmele come messaggio privato lì, visto che la seguo abbastanza spesso, visto che appunto nei commenti di YouTube non è possibile mettere foto e quant'altro. Detto questo, nulla, spolliciate, commentate, condividete, ad un prossimo video e ciao ciao.